raddoppio quasi. Di altezza? Ah! Beh, calcolate, questo adesso sta questo buco, no, da gara è qui, per tutti i cani indifferentemente, tagli piccoli o grandi, l'altezza è quella lì. Quelle sono le due zone. In gara, da regolamento, il cane deve toccare con almeno una zampa, no, la zona, sia in quella che in quella. Qui la grossa difficoltà per il giudice è che se ne valuta una non riesce a valutare l'altra. Certo. Perché i cani sono talmente tanto veloci che se tu sei qui, metti che il giro entra. Non ha aiutanti il giudice? Se il giro va di qua, se l'ingresso è questo e il giudice si fissa a guardare questo, poi non vede l'uscita. Allora che cosa è successo negli anni? Più la cosa è andata velocizzando e più sono cambiati i tipi di zone. Tipi di zone nel senso come si fa, come il cane le fa, perché una volta tutti facevano quella che viene chiamata two on two off, cioè due zampe erano sull'erba e due zampe sulla zona. Nitro ce l'aveva in two on two off, cioè lei arrivava e si fermava sulla zona, quindi era molto chiaro. Con le quattro zampe portare sulla zona? Due sull'erba e due sulla zona. Okay. Quelle anteriori davanti, okay. Quelle anteriori fuori. No, credevo che sull'erba, il nitro invece metteva tutte e quattro sulla. E invece le posteriori sulla zona. Poi però lì si perde minimo un secondo e mezzo e quindi alla fine non vinci più le gare con un secondo e mezzo più lento in confronto agli altri. E quindi adesso vengono tutti, fanno presente quelle che vengono chiamate le zone in random. Quindi correndo, il cane non si ferma più. È un cane, come vi dicevo, che ha un border che adesso corre, questa passerella qui la fa in un secondo e mezzo. Quindi o il giudice è più veloce del cane, o se non riesce a valutare tutti e due le zone. E quindi la convenzione che un po' hanno tutti i giudici, o meglio, quello che si dice, il giudice intelligente non guarda la zona d'ingresso, ma si mette a guardare solo la zona d'uscita. Perché è la zona d'uscita quella importante, perché è lì che un cane può vincere o perdere una gara. E quindi il giudice quella la ignora e si mette direttamente, cioè se il giro per esempio fa che il cane deve fare salto e poi passerella e il giudice è lì per controllare, da qui non va a correre là per vedere la zona, se ne va direttamente lì per guardare la zona d'uscita. Di solito io faccio conoscere ai cani prima la palizzata, perché avete visto che insomma alla fine anche Daisy, che è stata quella che ha avuto un po' più di difficoltà, l'ha fatta. Buon lavoro, ragazzi. Grazie, grazie, buon divertimento. E poi passo alla passerella, perché la passerella c'è bisogno di più senso dell'equilibrio per cane, per il cane. Devo essere sicuro che il cane non ha problemi con l'altezza e quindi di solito non inizio mai con questa, inizio sempre con quella e poi faccio vedere ai cani. Quello che vi dicevo ieri, se voi vi mettete all'altezza di Merlino, ma anche di Zoe, ma anche di Dorothy, e guardate qua, voi vedete la salita, vedete la parte in piano, ma poi non capite cosa succede dopo. E quindi logicamente non stupiamoci se ci sono tanti cani che salgono, fanno un pezzo e poi decidono di scendere, perché di qua sanno a cosa vanno incontro, dice vabbè devo fare un saltino, lo faccio, e là non lo sanno. Quell'attrezzo là, la bascula, l'altalena, il sisò, chiamatelo come volete, va tenuto sempre girato. Perché? Perché quando poi lo vedremo, secondo me possiamo vederlo con tutti e tre i cani, l'ingresso è assolutamente uguale a questo. Eh sì, solo che poi va giù. Il cane che conosce prima questo e vede quella lì messa giù ci va. Perché per lei è la stessa cosa, per il cane è la stessa cosa. Poi però io vado giù, de botto. Poi non si sente più e lì si possono spaventare. Eh sì, beh. Quindi quell'attrezzo lì è comunque pericoloso,
anche per i cani che già hanno iniziato a conoscere queste cose, quindi conviene sempre tenerlo così, in modo che il cane del peso suo riesce a... Sì, certo, assolutamente. Sono fatti in modo suo. Guarda, quando tu lo compri, quelli fatti bene, sono equilibrati. Se tu metti la bascula in piano, rimane lì. Infatti io per farla scendere da una parte ho dovuto metterci due pesetti di quelli, sai, per le gomme delle macchine, i cerchioni, quelli che servono per l'equilibratura. Mi sono fatto dare un paio di pesetti da loro, ce l'ho attaccati sotto, così da una parte scende. Quindi basta poco per farla scendere, quindi, anche perché ci sono cani come lui, ci sono i cosi, o ci sono il piccolo levriero italiano che non pesa niente, pesa come un passerotto. E quindi la deve far comunque. Sicuramente scende più piano di quanto può scendere con un cane come Dorothy, no? È logico. Poi dipende, perché quelli che arrivano belli sicuri, veloci e a buon bisogno, noi mi danno un bel colpo, quella scende, capito? Non è un problema. Come procedo io con questo? Allora, il primo passaggio, io questo lo faccio anche qui al guinzaglio, come abbiamo fatto col tubo. Faccio mettere, adesso lo faremo con uno, come al solito useremo Zoe per primo. E faccio mettere il proprietario davanti alla passerella col cane al guinzaglio che guarda quello che faccio. Io comincio a mettere tutti i premietti sulla passerella e poi mando il cane, faccio muovere il proprietario che indicherà con la mano dove stanno i premietti. Io, istruttore, devo stare dall'altra parte e controllare più che altro il cane. Qui il grosso problema, come al solito per i cani, è il posteriore. Dato che non hanno coscienza di questo posteriore, io devo verificare che questo cane metta bene le zampe dietro, perché è molto più facile che cada col posteriore che con l'anteriore, specialmente all'inizio. Poi magari quando la fanno veloce no, perché la prima zampa che poggia è l'anteriore, certo, e quindi può metterla in fallo, ma all'inizio quello che può... Ehi! Che stai facendo? No. Questa è proprio una cosa che poi ci facciamo male noi. E quindi un paio di passaggi, due o tre passaggi così, fino a quando non vedo che il cane è sicuro, è tranquillo. Allora, a quel punto posso togliere il guinzaglio, toglierò gradatamente anche tutti i vari premi che metto nella passerella, anche perché quello che il cane deve imparare, che non deve guardare lì, deve guardare davanti. Quindi a me serve solo all'inizio per fargli capire che questa è una cosa bella, piacevole, che... Giorno Fra! Che ci prende i premietti ed è tutto bello, capito? Adesso, loro due li mettete comunque al guinzaglio, li mettete un attimo via, come vi fa più comodo. Lei guinzaglio.